Buon pomeriggio, mister. Ti chiedo, che idea ti sei fatto dell'addio di Sonsoliano? No, mi permetto di fare idee, anch'io ero come voi, leggo tanto, ma insomma poi non mi aveva mai detto niente, quindi è stata una cosa un po' così. L'idea quella che rimane quello che è stato, quindi rimane 3 anni fantastici e poi quello che avete visto, quello che ho detto lui ieri. Il presidente ha dichiarato che ci saranno dei cambiamenti. Sono il primo, mi auguro che non sia il primo di una lunga serie per prevedere una piccola grande rivoluzione. Il presidente ha confermato anche di aver già parlato con te, come ci avevi già accennato, anche se alla vigilia. Il presidente ha parlato con me, ha parlato col direttore, ha parlato col direttore, ma non mi ha mai parlato né di contratti né di Durata. soldi dei contratti, come è uscito. Quindi io quello che confermo è sempre stato quello che il contatto che ho avuto con me, quello che ho avuto col direttore, quello che ho avuto col direttore generale. Quindi questi sono i contatti. Il proseguo di questa situazione è poi insomma, è stato quello di ieri di Sean, del direttore. Quindi, io non so, vedremo. Si fa il nome di Riccardo Bigon come successore di Sogliano. Lo conosci, l'hai Ma dell'attuale direttore questo sportivo momento del Monza? qui, non mi sento di dire niente, quindi io credo che devo parlare di quello che sarà il futuro, tranne la sera di domani. Quello che sarà non riguarda l'allenatore. L'allenatore deve fare l'allenatore, ho sempre voluto fare quello, mi piace fare quello. Quello che sarà non lo so. Con Sean abbiamo fatto allenatore, mi ha aiutato a crescere, come io credo di aver fatto crescere lui, ci siamo stati insieme, siamo stati bene. Quello che sarà domani, mi interessa quello delle 18, poi dopo vediamo, sono tanti discorsi da fare, quindi è ancora presto. Della partita dell'anno scorso invece del 24, insomma, immagino che sia uno dei ricordi indelebili che tu porterai sempre dentro di te, insomma, questo 2-2 rocambolesco che ha fatto esplodere di gioia il pubblico gialloblu e gol di Juanito. Credo che sia negli occhi di tutta la gente, di tutti i tifosi del Verona, miei, della società, di tutti, quindi l'ho rivisto prima di venire qua. È stata una giornata fantastica, quindi sarebbe bello ripeterla, ci proveremo, non sarà facile, sarebbe bello riprovarci. Gomez, che si è riuscito a recuperare in extremis in questa settimana, sembrava che il suo problema fisico fosse più grave del previsto, invece grazie anche al tuo staff medico insomma, siete riusciti a mettere in piedi l'argentino. Ti chiedo, pensi dargli fiducia, quindi è pienamente recuperato al 100% e quindi a formare il classico tuo tridente insieme a Jankovic Ma e Tony? non so se sta bene, penso che per tutto quello che ha fatto, gioca bonito. Se sta bene, quindi vediamo ancora, deve giocare con noi, quindi l'impressione è che stia abbastanza bene, però poi vediamo ancora oggi, domani, quindi mi piacerebbe che lui stesse bene almeno per un'ora. In ultima ti chiedo, hai citato prima Fares, hai detto che hai recuperato anche lui, potrà esserci spazio per il ragazzo della primavera? Ma io credo che al di là degli spazi, insomma, bisogna vedere come va la partita, le situazioni possono cambiare. Sarebbe bello, ha già giocato, ha già esordito, però Caudine, sì. sì, quindi non lo so, adesso domani è una partita un po' complicata, vediamo come va, se ci sarà modo, tempo e spazio, magari è anche giusto, bisogna premiare qualche giovane che si è messo in.